prima esperienza, ma non ho mai visto le persone, quasi stanno sacrificando famiglie, e Roberto lo sai, l'impegno ci vuole, si stanno sacrificando il proprio lavoro, e quindi io ringrazio tutti loro anche con enorme senso di responsabilità, perché una cosa che mi contraddistingue, in questo lo voglio dire a tutti, è la trasparenza. Cioè io questi argomenti, non è vero quello che dice Carlo che loro non sono a conoscenza, perché io questi argomenti li ho messi sul tavolo dal primo giorno, abbiamo fatto decine e decine di riunioni per discutere tecnicamente di queste fibre, con massima trasparenza e con massima onestà. E pensate a quale difficoltà ha avuto qualche consigliere che in passato si era espresso contro i cambi di destinazione d'uso a venire in quest'Aula e a votare a favore. Io gli dico grazie per Francavilla, perché qua nessuno di noi ha interessi che vanno oltre l'interesse di Francavilla. Un'ultima annotazione, non continuiamo a paragonare quella dell'Inter, con la quale meno male che Daniele, e ringrazio anche Daniele per questo, si è opposto, ha fatto le barricate contro il Livorno di Vinzio. Anche tu se ti sei opposto, no, però ricordo che vicino a Daniele, ricordo che barricata fa, e lo ringrazio, perché quella dell'Inter prevedeva quella, uno stravolgimento del territorio, era mostruosa quella dell'Inter. E quindi ben ha fatto il Partito Democratico a mandare a casa in quel caso l'amministrazione. Qui si parla di tutt'altro, cioè non paragoniamo due cose che non ci azzeccano niente l'una con l'altra, perché hanno fatto benissimo a opporsi, ha fatto benissimo Daniele a opporsi a quella delibera, io l'ho letta, l'ho studiata, e là i cambi di destinazione d'uso erano una virgola nel mare di interventi che sarebbero stati consentiti. Quindi questa è la mia replica, questa è la mia posizione e qui concludo. Grazie signor Sindaco, prego consigliere Moroni. Sì, grazie Presidente. Ovviamente io già avevo fatto una premessa iniziale alla precedente delibera, comunque qui non è il caso di fare nuove case vacanze, qui è il caso che con questa delibera si dà la possibilità a chiunque di, tra virgolette, condonare la propria posizione. Quindi non è il caso, non si sta parlando di aumenti di volume 3, si sta parlando di dare la possibilità a chiunque di fare il cambio di destinazione d'uso. Esatto, quindi di dare la possibilità, come dice il consigliere Damario, agli furbetti di condonare le situazioni pregresse. Ma a me sinceramente non mi interessa entrare in queste dispute passate, a me mi interessa rimarcare il fatto che questo è un passaggio politico che non porta nessuna conseguenza politica positiva per Francavilla. Allora, io credo che una delle prime cose che farò appena possibile, chiederò la sbobinatura dell'ultimo intervento che ha fatto il nostro sindaco, e lo incornicerò non servirò le carte per verificare. Parlare di Francavilla, dello sviluppo turistico di Francavilla, quello che è stato negli ultimi anni, mi stavo appuntando il nome di Quarto Tempo, qualcuno anche di antichissima memoria. Vido, Roma, Maiolo, Roia, Vittoria, Bell'Italia, La Fenice, Paranà, Hotel Campi, ci voglio anche mettere, visto che così dimostra la mia, Hotel Campi, condotto da Genoveffa Campi, mamma di Enrico Campi. Allora, questi hotel non esistono più, ci siamo ritrovati le case vacanze e non ho nessunissima difficoltà a dire quando il sindaco Luciani ha proposto l'argomento alla discussione, e questo si verificava all'inizio dell'estate, tra di noi c'è stata una discussione assai aspra, dovuta dal fatto che non ho nessunissima difficoltà ad ammettere che la mia contrarietà, la mia convinzione su Francavilla, la mia convinzione politica,
politica non mi consentiva di prendere questa decisione con serenità. Però poi alla fine il sindaco Luciani, con una serie di argomenti che sono quelli che ha appena esposto la cittadinanza, che quindi è giudice di quello che noi faremo, mi ha convinto. Io spero che anche gli altri francavillesi che hanno ascoltato, che hanno avuto l'occasione di ascoltare, abbiano potuto fare un'analisi, così come questa analisi è stata fatta puntualmente dal Partito Democratico, che sente grandissima la responsabilità che si sta prendendo di questa decisione. La sente, ma la prende. La prende nella perfetta convinzione che sia nell'interesse della città. E questo lo vedete che lo dico con noi. Grazie, consigliere Bruno. Io accomuno il mio sentimento e il mio voto al suo, perché noi abbiamo andato contro della famosa delibera che era quarta di una comunità anche avanti. Il mio sentimento è il suo sentimento in questa volta. Grazie. Chi è? Grazie, presidente. Prego, consigliere. Per un'ultima conclusione, perché il sindaco ha condannato, cioè il sindaco di politiche, e poi si chiedeva di scatoloni vuoti, ma innanzitutto lui ringrazia le persone che gli sono vicine, io dico le ringrazio pure, stiamo aspettando qualche risultato, si stanno impegnando da morire, stanno qui notte e giorno, aspettiamo qualche risultato, perché abbiamo fatto i manifesti per dire che abbiamo riaperto le mense, sembrava un successo, siamo riusciti raddoppiando il costo a fare partire i pulmini, madonna che successo che sta facendo questa giunta. Quindi lui li ringrazia per questo grande lavoro che stanno facendo, aspettiamo qualche risultato. Studio luce. Ho visto l'assessore dei lavori pubblici che ci ha promesso che ci rifà Luigi Simone, a parte qualche goffo, permettendo di acciaccare le radici una mattina hanno scomodato impresa, a parte qualche goffo, tentativo, aspettiamo che muoviate qualche carta, perché se no qualche giorno ci esce un morto, per essere chiari. Quindi, visto che è una cosa che ho sotto casa, e parlava di politiche turistiche, di scatoloni vuoti, beh, allora signori miei, io dico una cosa, che un imprenditore che ha tirato fuori milioni di euro per acquistare quei locali, per acquistare quegli stabili, quegli scatoloni vuoti, e per poi ristrutturarli, e li tiene fermi, e perché non è che non vuole fare turismo, è perché qualcuno gli ha promesso che poi ci poteva fare gli appartamenti, e forse gliel'avevamo messa anche nell'amministrazione dove io ero assessore, però non l'ha tenuto, caro Pirozzi, l'ha tenuto con il tuo voto, capito? Poi a avere pure che vendere gli appartamenti, saremo vigili, ne preoccupare, poi saremo vigili pure a chi, io non ho detto, ho fatto il suo nome, io ho detto poi saremo vigili anche a vedere chi venderà gli appartamenti, però io premete il bottone perché non ho sentito una volta la voce da voi, fatemi sentire che voce avete, premete il bottoncino e abbiate il coraggio di registrare qualcosa, se no fra 5 anni se andiamo a rifare scombinature non ci sarà traccia di un vostro intervento, almeno con la forza scombinatura sentiremo anche la vostra voce, se non al bar. Detto questo, caro sindaco, quindi se qualcuno investe milioni di euro e non fa turismo è perché qualcuno gli ha detto stai calmo che mo ti aggiusto io, e oggi siamo a due. Allora voi dire gli scatoloni, allora la politica turistica urbanistica a cui si faceva lei caro sindaco è di avere hotel vuoti, chiusi e decrepiti, su cui nessuno voleva investire una lira, e concedere sempre una destinazione turistica, però che hanno permesso a quelle strutture di non essere più ricettacoli di topi, ma hanno messo in moto investimenti di milioni di euro, che poi non hanno permesso di fare turismo, torna a ripetere, perché qualcuno forse gliel'ha promesso, allora se qualcuno gliel'ha promesso mentre io ero assessore non ci è riuscito, se qualcuno gliel'ha promesso mentre voi siete consiglieri e voi siete assessori, beh c'è riuscito, vi siete messi come tanti soldatini agli altri, allora fino adesso non abbiamo voluto fare, allora però se ci trascinate allora cominciamo a fare le riviere, perché questa è la verità, questa è la politica era fate diventare da ricettacoli di topi chiusi
in case vacanze. E non mi dite stupidaggini che quelli rimangono chiusi, perché gente che investe milioni di euro, se tu oggi non gli concedi il cambio di destinazione, farà turismo, almeno per dimezzare le perdite. Perché caro Pirozzo, che tu sai che sei il mestiere, sì, che se uno ha investito milioni di euro su uno stabile e non lo può trasformare in residenza, ci farà le case vacanze, almeno limiterà i danni, non li tiene ferme. Non ti preoccupare, perché se dici questo sai che non è vero, perché chi investe milioni di euro e poi non riesce a fare quello che nella sua mente vuole fare, limita i danni, farà turismo, però è chiuso, perché con la speranza da un anno che si dice dai che modo la giustizia, perciò si... e vedrete che da domani mattina si rimetteranno in moto quelle gru, vedrete domani mattina che lavoro io, anche perché tra virgolette torno a ripetere, dopo che vi siete svenduti in anima, ve lo faranno pure gratis, tra virgolette lo faranno. Poi per quanto riguarda la politica di turistica, volevo dire pure che nel frattempo hai elencato una serie di alberghi, poi non l'hai detto. Penso che hai avuto, non sarà tutta responsabilità nostra, insomma, tuo padre ce l'ha anche sindaco, tu qualche responsabilità ce l'hai anche in casa, se poi le cose non sono andate proprio tutte per bene. Però ti sei dimenticato di dire che nel frattempo qualcuno è andato in giro a trovare imprenditori che hanno aperto l'operatore del Gaia. Nessuno più di Antonio Luciani sa che è andato in giro a trovare imprenditori per il parco hotel, perché è stato lui che ha trovato quella persona, giusto? Da professionista, e gli ha fatto fare il parco hotel, quindi lui ha lavorato più di altri per questa politica turistica. Nessuno dimentica che è stata da 20.000 metri in più di cubatura al Villa Maria. Nessuno dimentica che comunque una serie di mini strutture in campagna ricettive sono nate, piccole, però il noccio di quelli che erano chiusi, perché l'hotel Pinto era chiuso da anni e ci andavano a dormire gli extra comunitari. Allora, a parte che lo permette la legge di trasformarlo sempre con destinazione turistica da albergo a case vacanze, e se comunque mette in moto una serie di operazioni che mette in moto investimenti per uno che comunque invece di stare chiuso comunque fa turismo, non fa turismo alberghiero ma turismo ricettivo diverso, che sicuramente non è bello come tutti vorremmo avere una spinta di alberghi, non ce l'abbiamo, voglio dire, non facciamo sempre, non ce l'abbiamo, ci dobbiamo dare quello che abbiamo, no? Allora voglio dire, era meglio quello o le case vacanze? E le case vacanze, torno a ripetere, dopo che ci hanno investito milioni, non sono partite a fare turismo, perché qualcuno gli ha sempre detto adesso ti sistemo io. E torno a ripetere, io che non sono moralista e che non sono uno del signor no, sicuramente qualcuno gliel'ha promesso anche quando faceva l'amministratore io. Fatto sta che non c'è riuscito. Fatto sta che c'è riuscito con il vostro voto. Allora, fino adesso siamo stati zitti, abbiamo anche non votato la prima dell'Inter, benissimo, se proprio dalla regione speriamo che arrivi qualche soldo, però adesso c'era un mio amico, un poverino morto di San Vito, e si chiamava Nelio, bravissimo, un pescatore, e c'era una barca sulla nazionale e c'era scritto Nelio lo vuol bene, dall'altra parte dialetti sparò oggi pace il tuo cuore, cioè allora voglio dire, non esagerate con queste cose qua, perché la verità è questo che ti ho detto io, perché se oggi vuoi negare il cambio di destinazione e non avranno il cambio di destinazione faranno turismo male a mezze giornate, ma non mi venite a credere, non mi venite a far credere che la gente che invece di milioni di euro quello lo chiude e rimane così perché non ha avuto il cambio di destinazione, ma a chi lo mettete a credere invece? A chi lo mettete a credere? Allora torna a ripetere, abbiate il buon senso di dire ok, siamo qui, bisogna farlo per fare cassa, condivido, ci servono i soldi? Condivido, io non lo voto, non lo voto, questo è sicuro, però sindaco, signor sindaco, non poi, soldi. Però non mi dica tutte le politiche, le chiacchiere, le turistiche, perché quelli scatoloni vuoti sono vuoti perché aspettano che qualcuno gli faccia venire di cittadini privati e non di turisti. Perché conviene monetizzare subito. Consigliere, grazie molto. Grazie, prego Bremer. Deve premere per dare la parola a chi l'ha richiesta. Grazie Presidente. Io soltanto per rispondere al
al sindaco con una battuta che dice tutta la verità, ma prendila così, molto simpatica, e indubbiamente con questa delibera cambia il modo di fare imprenditoria e dire in questa città. Perché se è vero che non si aumenta di un metro cubo di cemento il nostro territorio, la utilizzo ancora questa parola, viene il nostro territorio mortificato dalla trasformazione di strutture ricettive in alberghi, quindi di strutture ricettive in unità residenziali. Quindi gli imprenditori daranno d'ora in poi, da oggi in poi, grazie al voto del centro-sinistra, la caccia agli alberghi di Francavilla, perché sanno benissimo che potranno trasformare gli alberghi in unità residenziali. Siccome hanno un blocco, poi si vedrà, siamo all'inizio, io non ci credo che qua mi sareste disposti a tutto. Rispetto alla possibilità di fare una variante generale del piano regolatore, in modo di dare vita all'economia della città, perché costruire non significa soltanto mortificare, ma dare spazio, dare ossigeno all'economia, quindi all'indotto, siccome chiederete questo, mi sembra di capire, bene, darete invece la possibilità a un imprenditore edile che deve lavorare nella città di Francavilla di fare la caccia agli alberghi, perché sa già che questa amministrazione permetterà loro, una volta che stanno andando, di poter trasformare in abitativo. Quindi con questa delibera, grazie al voto del centro-sinistra, si cambia modo di fare imprenditoria edile in questa città. Sì. Abbiamo esaurito no, dichiarazione di prima l'emendamento, c'è la segretaria per fortuna si è accorta di una piccola omissione nel testo, per una questione dattilografica, quindi per meno errore materiale derivante da un refuso della dattiloscrittura della proposta di deliberazione al punto 3 del deliberato, alla fine del nuovo testo dell'articolo 14, quindi per capirci, la delibera prevista dalla parte in eletto, prevista dalla delibera di approvazione, il punto si deve trasformare in virgola e bisogna aggiungere delibera di approvazione dei criteri per la determinazione del precitato valore pubblico. È solo una specificazione, insomma, era una piccola, si capisce lo stesso, però magari per maggiore chiarezza faccio questo emendamento. Quando parla della fine di delibera di approvazione è chiaro che si riferisce alla delibera di approvazione dei criteri, però non ce l'hanno specificato, tutto qua, quindi. Va bene, io sarò contrario pure all'emendamento, è chiaro, ma non vedo il dirigente dell'urbanistica, volevo solo c'è il dirigente assolutamente scusate un attimo regolamento e sindaco sta qui, vabbè, in tutti i modi rimane a verbale la preoccupazione che già ti avevo accennato quando ci siamo incontrati e quando abbiamo parlato in commissione. La cosa che mi fa più paura di tutta l'operazione è questa, che comunque sull'attuale piano regolatore generale noi abbiamo ancora 500.000 metri cubi di turisti in basso. No, ti dico una cosa, e abbiamo non so quanti ne sono rimasti dei 250.000 metri cubi famosi per i residenziali, in base a tutti i calcoli e tutto quello che c'è. È chiaro, apprezzo e apprezzerò il lavoro che stanno facendo le università e che faranno, perché ci dovranno dire quanti scatoloni vuoti che abbiamo saranno recuperati per essere poi destinati a quello che ci diranno, che dirà questo consiglio comunale. Certo, approvare questa delibera significa oggi per tutti noi che non conosciamo in fondo questi dati una forte penalizzazione probabilmente
per il piccolo che si deve fare la casa, per i piccoli metri cubi legittimissimi. No, no, ti dico questo perché no, non lo puoi dire tu, non lo posso dire io ad oggi. Però se è vero, condivido perfettamente quello che ha detto Daniele, dovete per sapere, non sta scritto da nessuna parte, su nessun verbale, ma in quegli scatoloni vuoti ai quali si riferiva il sindaco, sono stati portati via un morto a Maristella, un morto al Lido, non l'ha saputo nessuno e non lo sa nessuno, ma lì dentro sono morti extracomunitari per malattie, non per uccisioni, non neanche sono stati uccisi, c'erano queste situazioni. Condivido perfettamente, non lo ripeto quello che ha detto Danilo, cioè quelle erano strutture ricettive turistiche e sfido, se vogliamo già fare un'indagine all'interno di questa sala consiliare, su chi quando va in vacanza sceglie l'albergo o la casa vacanza, io vi posso dire personalmente, sono andato sempre per le mie brevi vacanze in case vacanze, nel senso che in un luogo affitto la camera col bagno, sto una notte o due se sto bene, me ne vado. Quindi quella è una forma di turismo importante, non è una stupidaggine. È chiaro che chi ce l'aveva disponibile quest'estate le ha affittate queste case vacanze e le ha utilizzate. Se queste cubature, parliamo di circa 10 strutture, che se vogliamo minimo metterle a 7-8 mila metri cubi ognuna. Consigliere Giunci, sì. Hai esaudito i 3 minuti. Sì, voto contrario, perché la dichiarazione quando c'è esaudito sui 15 minuti. Stiamo parlando. Il regolamento io lo devo far rispettare, non è colpa mia. Presidente, approvato, è stato approvato già ragione, quando lei era sì, sindaco, lei già ragione, lei sì, era mi sindaco, fa concludere, io devo far rispettare il regolamento. Ha esaudito sui 15 minuti più 3 minuti. Grazie. Concludo dicendo che voto contrario perché questa delibera toglie circa 100.000 metri cubi di residenziale alle piccole e medie famiglie che vedranno la licenza vietata perché il tetto dei metri cubi sarà superato per la trasformazione di queste strutture che sono nate dei 500.000 metri cubi e che oggi vanno a gravare sui 250.000 residenziali. Grazie. Prema gentilmente il pulsante. Com'è gentilmente? Sì. Prego, consigliere Felice. Dichiarazione di voto. Allora, per le motivazioni espresse in precedenza, che vanno da quelle strettamente tecniche, ovvero che fanno riferimento alla legge 106 dello Stato, che fanno riferimento a una identità di Francavilla che con questa delibera viene stravolta, voto contrario. Perché? Avrei preferito che questa amministrazione si prodigasse affinché al contrario le strutture ricettive potessero aumentare in questa città e mettere in condizione le unità abitative di trasformarle in alberghi o case vacanze. Questo mi sarei aspettato da un'amministrazione di centrosinistra che ha sempre sbandierato questa volontà. Nel momento in cui si è seduta al potere ha fatto l'esatto contrario. Grazie al centro-sinistra questa città non avrà più alberghi. Il PDL è contrario a questa delibera. Grazie. Deve premere. Deve essere felice. Esco. Prego. Dichiarazione di voto da parte del Partito Democratico che, a dispetto di tutto quello che è stato detto in quest'Aula, assolutamente non fa la politica contro il turismo. Noi abbiamo fatto questa scelta verso di responsabilità politica amministrativa perché siamo in una situazione catastrofica. Non voglio ribadire sempre il discorso dei debiti, ma purtroppo sono quelli che ci impediscono di dare seguito al mandato che noi abbiamo assunto e agli impegni che abbiamo preso con i cittadini. È sicuramente un voto che ci sacrifica, io sono la prima a dirlo, ma questo non ci deve impedire di guardare all'interesse collettivo, non all'interesse solo ideologico che purtroppo viene sacrificato in questo voto. Sicuramente il resto del mandato, il seguito del mandato darà delle risposte anche per quanto riguarda il turismo, ne sono sicura,
e vogliamo essere vicini al sindaco Luciani, con il quale invece abbiamo discusso moltissimo di questo argomento. Siamo arrivati a questa decisione consapevole, del resto anche nel governo centrale stanno facendo le scelte che non sono proprio quelle ideologiche, ma quando è il momento di stringere e quando è il momento di dare delle risposte bisogna solo essere responsabili. Grazie, voto favorevole. Grazie. Consigliere Gerolamo, ci sono altri interventi? Allora, prima di passare al voto dobbiamo votare l'emendamento, però prima di votare l'emendamento vi vorrei un attimino ricordare il decreto legislativo 267, all'articolo 78, doveri e condizioni giuridiche, al comma 2, gli amministratori di quell'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione o votazione libera riguardanti interessi propri a loro parenti o affini, sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali piani urbanistici, se non in caso in cui sussista una correlazione immediata o diretta fra il contenuto della deliberazione, specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Penso che tutti lo sappiate. Adesso passiamo alla votazione dell'emendamento. Presentare l'emendamento. Allora, Presidente, l'ha firmato un emendamento tecnico. Allora, intanto vengo l'emendamento, prego il dirigente di riprendere il suo posto. Allora, per un emendamento tecnico che per un mero errore materiale, derivante da un refuso dato lo scrittura della proposta di deliberazione al punto 3 del deliberato, al fine del nuovo testo dell'articolo, l'articolo 14, per miglior chiarezza, apporre la frase, tra virgolette, dei criteri per la determinazione del precitato valore pubblico. Quindi questo è l'emendamento che possiamo chiedere il parere al tecnico. Prego. Sì, si tratta specificamente, si riferiva ovviamente alla delibera precedente, quindi non sapevamo il numero, quindi è corretto aggiungere questa specifica. Prego. Grazie. Allora passiamo alla votazione dell'emendamento. Chi si astiene all'emendamento? Allora, chi si astiene all'emendamento? Cappelletti, Damari, Enunziato, Moroni, Angelucci. Chi è favorevole all'emendamento? Chi è favorevole? Chi è contrario all'emendamento? Definisce. Il più contrario, 5 astenuti e 9 favorevoli. Quindi l'emendamento è stato approvato. Possiamo adesso passare alla votazione del punto 5 dell'ordine del giorno, variante dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PRG adozione. Chi si astiene? Cappelletti. Chi è favorevole? Chi è favorevole? Ascoltista. Chi è contrario? De Felice, Damario, Poliziano, Moroni, Gerici. Allora, un astenuto, 9 favorevoli e 5 contrari. Immediata esibilità, chi si astiene? Cappelletti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Stessa votazione. Quindi abbiamo esaurito il quinto punto. Vorrei fare una proposta di mettere a votazione un quarto d'ora di sospensione. No, ultimo punto.
Vado. Una pausa, non posso fare nemmeno una proposta, cioè mi dica, ho fatto una volta, ho chiesto se vogliamo mettere la votazione, mica ho detto andiamo a fare 15 minuti, ho chiesto di mettere la votazione, ma forse il rumore, questi giorni del lavoro ne ha un po'. Censi, livelli e enfiteusi, revoca delibera 98-2007 e riedizione dei criteri. Su questo c'è anche un emendamento. Sì, grazie. Allora, si parla di canoni enfiteutici. Questa amministrazione, questo comune, questo ente ha fatto già due delibere in consiglio comunale sulla determinazione, sui criteri della determinazione dei canoni enfiteutici. La prima delibera è stata revocata dal consiglio perché nel frattempo sono intervenute modifiche legislative, in particolare una norma della Corte Costituzionale che aveva abrogato una normativa statale. Ci siamo tutti stanchi, però è l'ultimo passetto, quindi se facciamo veloci. Allora, il problema è questo, che nonostante ci siano state due delibere di approvazione dei criteri per determinazione dei canoni, gli uffici non hanno mai fatto partire le richieste verso i cittadini. Bisogna assolutamente, e questo voglio precisare, un obbligo di legge, contrariamente a qualcuno che strumentalizza anche questa questione, perché siamo tenuti quali amministratori delle scuole dei canoni enfiteutici, se non procuriamo un danno erariale all'ente, quindi siamo sotto il controllo della Corte dei Conti. Bisognava far partire le richieste verso i cittadini che hanno, ahimè, le proprietà gravate da canoni enfiteutici. Questa amministrazione, dopo aver attentamente esaminato la delibera dei criteri vigente, si è resa conto che questa delibera andava modificata perché quella determinazione non rispondeva, secondo il parere di nostro e di chi l'ha studiata, a dei canoni, non ci permetteva in caso di ricorso da parte dei cittadini di difenderci completamente in giudizio, e quindi abbiamo eseguito un percorso diverso. E nella delibera che ci apprestiamo ad approvare, prevediamo la determinazione del canone a prescindere dal fatto se sul terreno gravato dalle enfiteusi ci sia un palazzo di 100 appartamenti o una villetta o una unità immobiliare, o se il palazzo sia adibito a parco o a qualsiasi altra cosa. Cioè abbiamo stabilito un criterio generale che prevede il pagamento di una somma che si dovrà, che posso anticipare attualmente, ammonta circa 162 euro ogni 1000 metri di lotto gravato da enfiteusi. Quindi questa è la misura del canone. Poi sul punto ci sarà anche un emendamento, perché è stato oggetto di riflessioni nei lavori della commissione, quindi la stessa maggioranza propone un emendamento a questa deliberazione per abbattere questo canone per determinati terreni. Questo sarà oggetto dell'emendamento presentato dal consigliere Pirocchi, ho confuso il nome del dirigente. Pinozzi, che così farà sentire la sua voce a Daniele Lavaglio, che sarà contento. Non funziona nemmeno.
senza leggere. Probabilmente già ha letto il libro. Comunque, riguardo l'approvazione che dovremmo fare, riguardo i cambi fitetici, noi della maggioranza, o perlomeno abbiamo condiviso insieme, che ci sia perlomeno un abbattimento del 70% per quanto riguarda i terreni a destinazione urbanistica, a destinazione agricola, quindi al di fuori della realizzazione urbana. Credo che sia, diciamo, una possibilità per persone che effettivamente lavorano i terreni e che può trovare eccessivamente quella cifra che hanno calcolato. Grazie. Buonasera, un saluto all'Assemblea. Seguo il consiglio del consigliere D'Amario, faccio sentire la mia voce per la prima volta. Quindi io propongo il ritiro della delibera che stiamo trattando, perché ho avuto modo di trovare due delibere consigliari rispettivamente del comune di Francolise, provincia di Caserta, datata 16 maggio 2011, e la delibera consigliare della città di Torre Maggiore, Foggia, un po' più anziana, del 4/4/2006, e inoltre addirittura una delibera di giunta del comune di Comerio del 2008, dove addirittura questa delibera riporta. Allora, il rapporto enfiteutico si è estinto con la legge 16 del 29 gennaio del 29 gennaio del 1974, che dice: sono estinti i rapporti perpetui reali costituiti prima del 28/10/1941, in forza delle quali le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteuci, censi, livelli di misura inferiore a 1.000 lire. Quindi prego il segretario generale, se vuole essere d'aiuto, se questa legge è tuttora valida, o il sindaco. Grazie. Io chiedo scusa, Presidente. Io chiedo scusa, non ho nulla di personale, consigliere Pinozzi, però mi creda, nonostante l'ausilio della posizione di carta, sarà l'emozione o sarà che proprio non sento, io non ho capito assolutamente il suo tentamento, cioè a cosa fa riferimento? Terreni agricoli a destinazione agricola situati fuori della perimetrazione urbana. No, perché non era qui, allora mi chiede, assumo, lo dico per lei, siccome si è confuso mentre leggeva, non ha detto agricoli, ha preceduto agricoli con un lapsus freudiano forse, ok, quindi terreni agricoli. Volevo dire, quindi no, per capire, perché questa cosa è anche allettante, però devo capirla. Ritirando la delibera odierna, non è che cancelliamo quella che esiste già, e secondo la quale dovremmo chiedere canoni molto più elevati di quelli che andiamo a. Quindi volevo capire se l'invito del consigliere Nunziato fosse quello di ritirare quella odierna e poi arrivare a una deliberazione di consiglio che revochi anche quella esistente, oppure quindi levare totalmente l'enfiteusi, che potrebbe essere una scelta, che non condivido, ma insomma una scelta. Oppure, perché voglio dire, ritirando quella odierna, comunque noi dobbiamo far partire come gli uffici, non noi, perché noi facciamo la politica, gli uffici fanno le uffici. Gli uffici dovranno far partire delle richieste che saranno ben più pesanti per i cittadini francaricolesi, quindi spieghiamo bene questo passaggio. Allora, signor sindaco, io ho citato l'articolo 1 della legge numero 16 del 29 gennaio 74, che cita testualmente: di esonerare dal pagamento i livellari dei fondi che in base all'articolo 1 della citata legge abbiano avuto un canone inferiore alle 1.000 alla data dell'entrata in vigore della legge stessa. Quindi ho detto di ritirare la delibera, di studiarla un pochettino meglio e vediamo se possiamo applicare questa legge.
Ma allora 1000 lire di allora, del 41 se non erro, corrispondono a circa 600 euro di adesso. Però è una delibera vigente alla quale non possiamo dare attuazione, il problema è questo. Cioè questo studio va bene, però deve essere tirata. E vale l'altra, quella che c'è, quello sto dicendo. Cioè non è che ci possiamo fare il 31/12/2011, si deve scrivere una domanda di canna. Andremo a vedere. Io sono aperto a ogni soluzione. Allora, Presidente Cappelletti, sì, guarda, c'è un po' di confusione, nel senso che cerchiamo innanzitutto di capire cosa dice questa legge, la legge di genere, perché fa riferimento a qualche anno fa. No, siccome non la conosco, posso parlare. E poi un'altra cosa volevo dire, poi entreremo casomai nell'argomento. Indubbiamente oggi è una delibera e questa delibera implica la revoca di una del 2007, del 98-2007, quindi indubbiamente se non si approva questa è ancora vigente quella, quindi bisogna farla partire, poi vedremo se è più onerosa o meno questa o quell'altra, insomma ne parleremo successivamente. Ma segretario, ci faccia capire se il consigliere riporta la legge vigente, quindi dobbiamo prendere atto, quindi ritiriamo questa delibera e revochiamo successivamente anche altre immediatamente, o se no dobbiamo dare inizio alla discussione di questo. Io ci posso permettermi, se si vuole ritirare, però capisco la responsabilità, inizia a dire che alla fine si cambia, devono partire entro il 31 per non perdere la normalità. Allora, dico, se si può inserire, infatti non è che questo elimina il canone a tutti quanti, elimina quelli che stavano in quelle condizioni. Quindi l'ufficio dovrà verificare se per caso su Francavilla c'è qualcuno che stava in quelle condizioni, se la legge vale. Quindi noi la inseriamo come emendamento, secondo me, se si può votare, per non entrare in un imbarazzo. Come sul discorso dell'emendamento presentato dal consigliere, e io mi permetto di dire, si poteva fare una verifica se sono veramente risorse le entrate dei canoni fitetici sui terreni agricoli, che non credo che c'è, visto che non ci sono usi civici su Francavilla, i terreni agricoli col canone non è che ne sono tanti. Se entra veramente poco, si poteva aumentare l'abbattimento o addirittura eliminare il canone. Se non si può eliminare, si aumenta 80-90. Quindi fate un emendamento completo accettando quello che dice il consigliere Enunziato, dove si fanno salvi i diritti dei cittadini che in base alla legge non superano le mille lire. E per quanto riguarda i terreni agricoli, siccome sono irrisorie le entrate, si mette qualcosa di, o si elimina totalmente, io propongo di eliminarlo, oppure si riduce ancora di più. Ma se devono entrare 1000 euro dai canoni dei terreni agricoli, voglio dire, è ridicolo, facciamo prima a eliminarli, perché poi non si sa su chi si potrà applicare o meno, perché bene o male un calcolo, uno studio su questo non è stato fatto. Quindi io se verranno inseriti queste, rispondo perché la domanda non ha trovato la risposta. Va bene, grazie, vedi che serviva intervenire prima. La domanda sia di Carlo che la tua, non ho trovato la risposta. La risposta è questa: non c'è bisogno. Perché non c'è bisogno? Perché per rispondere a Carlo, sì, quel provvedimento è vigente. Il problema qual è? Che fa riferimento a un valore all'entrata in vigore della legge, cioè in sostanza per andare ad accertare di fatto quali sono quei terreni esenti e esentati dall'Enfiteusi, bisognerebbe fare un lavoro di ricerca che è di notevole dimensione. Questo bloccherebbe probabilmente la partenza delle richieste. Però,
risponda per questo punto dall'avvocato della sindaco. Se io intervengo e in base a quella legge non sono più tenuto al pagamento del canone, vuol dire accertamento lo possiamo fare tranquillamente pure dopo, quindi vuol dire noi che con la delibera di consiglio comunale uno non stabiliamo quali sono i terreni che sono gravati da enti delusi, perché qua stabiliamo dei criteri per far pagare i terreni che sono gravati da enti delusi, ma in quel caso i terreni non sarebbero gravati da enti delusi e quindi questo problema non si pone. Due, mai potremmo con una delibera di consiglio comunale prevaricare quella che è una disposizione normativa, quindi ripeto, il problema veramente non si pone, nel senso che grazie all'osservazione che ha fatto il consigliere Nunziato dovremo essere attenti in fase esecutiva, cioè quando daremo un incarico all'ufficio di far partire le richieste, di fargli valutare quali terreni, cioè di valutare quali terreni sono soggetti alle interrogazioni, dovranno escludere quelli che rientrano in quella disposizione normativa. Quindi ringrazio il consigliere Nunziato per l'osservazione che servirà a questo, ma ai fini della delibera obiettivamente non c'è bisogno di alcuna modifica. L'emendamento sì, quella è una scelta politica, ora noi avevamo deciso di abbattere del 70% dei terreni, l'ho preciso così anche per rispondere a Carlo, non c'è più, per i terreni a destinazione agricola da PLC che si trovano fuori dalla perimetrazione urbana, che è delimitata con una delibera di consiglio comunale, mi sembra, no? Un'aggiunta precedente, quindi abbiamo visto la perimetrazione, i terreni che stanno andati fuori e quindi di eliminare completamente. Io la faccio da latina, occhio, ho capito, ma questo non penso si possa parlare. Io penso che l'abbattimento al 30% alla fine, signori, riduciamo i soldoni, siccome sono 162 euro ogni 1000 metri, al 30% aiutatevi voi, sono 50 euro ogni 1000 metri. Questi significa che mettono a 500 euro di ricanzo, animo, però. Va bene, lo so, però un ettaro, stiamo parlando di un ettaro, al 30% è 50 euro. No. Sì. Voglio entrare nel merito dell'emendamento, premesso queste cose che avete detto, legislativo, non metto un becco proprio. Invece, andando per ordine, poi parliamo del punto, voglio dire, per l'emendamento, ma non so se il 70% è questo frutto di un calcolo oppure è una scelta puramente politica e se mi sembra che quindi è un criterio applicabile dal Consiglio Comunale. Allora, visto che parliamo, come avete detto, sono d'accordissimo su questo, parlando di terreni agricoli fuori dall'area perimetrata, e mi va benissimo. Allora, io voglio andare oltre, io sarei per un abbattimento, e questo voglio dire, poi vediamo al segretario se è fattibile, il 70% mi sta benissimo, io sarei per un abbattimento, e il 99% invece per i terreni agricoli fuori dalla perimetrazione condotti da imprenditori agricoli a titolo principale, perché ritengo che ci debba essere differenziazione da chi quei terreni li coltiva e ci lavora e trae proprio reddito da quel terreno e da chi invece magari ce l'ha abbandonato perché non ne ha bisogno, magari che è in regola. Ritengo che questo sia sicuramente, anzi, vi dirò che è molto probabilmente il 70% per chi non è imprenditore agricolo è anche troppo. Perché se parliamo di terreni agricoli, parliamo di terreni agricoli legati all'agricoltura, se parliamo di terreni agricoli di chi ha il pezzo di terra però fa l'impiegato del catasto, ritengo che sia da tutelare sicuramente di meno di chi fa l'imprenditore agricolo e su quei terreni. Da vedere che trae il proprio sostentamento.
se sia possibile si debba differenziare, se ho detto se è possibile si debba differenziare, e ritengo che il 70% sia elevato per chi ha dei terreni agricoli agenzie, e non sia imprenditore agricolo a titolo principale. Anche la mia proposta è anche di, ma voglio dire, io secondo me per imprenditore agricolo a titolo principale va ridotto del massimo possibile, voglio dire 60 eccesso, puoi fare anche un po' di vita. La mia proposta è 60-90, se è fattibile, poi voglio dire, la votiamo, la mettiamo ai voti. 60-90, signori consiglieri, la votazione 10 basta. Poi c'è un problema, scusate, perché è vero che abbiamo fatto le dichiarazioni per gli alberghi, però io non so, di qua magari c'è più di qualcuno che qualche pezzo d'aria, magari non sa nemmeno se è gravato, non vorrei poter dire un solo imprenditore agricolo principale, per cui sicuramente non è una decisione che guarda me stesso, però ci potrebbe essere, cioè magari io non lo so, io ho dei terreni di mia proprietà. No, ho capito, però proponiamo il 70% di funzione anche per persone non imprenditori agricoli. Ah, voglio dire, Rocco Paolini pensa che abbia dei terreni, io ho dei terreni, qualcun altro ce li avrà. Io ho dei terreni ereditati da mio padre, voglio dire, non so se magari sono gravati da campo. Non vorrei votare, ma devi liberare di riduzione del 70%, anche 50-60%, che però dopo domani viene qualcuno ha fatto l'interesse privato. No, io me ne vado proprio. Per essere chiaro, siccome sono proprietario dei terreni e in vivo forse. Sì, e allora mettiamo a votazione 5 minuti. Votiamo la sospensione di 10 minuti, c'è un problema da risolvere. Signori consiglieri, un attimino, votiamo, chi è favorevole alla sospensione? 10 minuti, quanto per la sospensione? Allora, signor consigliere, in cortesia. Allora, votiamo 10 minuti di sospensione, chi è favorevole? Chi è favorevole? Allora, 10 minuti di sospensione. Sta dando appello Angelucci, assente. Bruno Capelletti, assente. Daniele Damario, assente. De Felice, assente. Di Girolamo, Di Palma, Di Renzo, Iurish, La Barba, Luciani, Moroni, Nunziato, Paolini, Lucrezio, assente, Paolini Rocco, assente. Pirozzi e Todisco, quindi presidente sono assenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consiglieri. No, assenti 7, presenti 10. Presenti 10, la seduta è aperta. Dobbiamo discutere l'emendamento. Prego, signor sindaco. L'emendamento presentato dal consigliere Alfonso Lorenzo Pirozzi, al punto 3 del deliberato si deve aggiungere, tra virgolette, il valore del canone come sopra determinato è abbattuto in una percentuale del 50% per i terreni a destinazione urbanistica agricola
al di fuori della perimetrazione urbana di cui la delibera di giunta municipale 1391 del 16/11/93 resa esecutiva il 13/12/93. Quindi 50% del terreno di destinazione agricola fuori dalla perimetrazione urbana. Il valore del canone ha battuto dell'80% per i terreni a destinazione urbanistica agricola di proprietari, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Allora, sono ammesse in discussione all'emendamento? Nessuno vuol prendere la parola? Allora mettiamo in votazione l'emendamento enunciato dal sindaco Luciani. Allora chi si astiene all'emendamento? Io. Di Girolamo. Questione di proprietà. Chi è favorevole all'emendamento? Anche loro si astengono. Loro si astengono. Allora, sono in tre. Di Girolamo, scusate. Allora si astengono. Ripeto la votazione. Chi si astiene? Chi si astiene alla votazione? Chi si astiene alla votazione? Di Girolamo, altri? Nessuno. Moroni. Mario, cioè Moroni. Allora Di Girolamo e Moroni astenuti. Chi è favorevole? Il restante? 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Nessun contrario? Nessun contrario. Quindi astenuti 2, favorevoli 8. Allora andiamo a votazione adesso del sesto punto all'ordine del giorno, recupero dei canoni. No, no. Ah, scusa, prego. Grazie signor Presidente, ovviamente vi ho chiesto l'intervento perché sono d'accordo come di queste proposte che sono state fatte, però siccome ho dei dubbi relativamente alla struttura delle delibera in sé per sé, le elencherò adesso il primo punto che mi è saltato leggendo la delibera e che si evidenzia che la spina dorsale della delibera è improntata su pareri del Consiglio di Stato e sentenze della Corte di Cassazione sul calcolo del canone di tecnico e alla relativa affrancazione, superando la legge di Stato, quindi intraprendendo una strada pericolosa di legittimazione della delibera stessa e dei valori enfiteutici. Ricordo che la Corte è un organo costituzionale con il compito di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni, quindi garantire il rispetto della Costituzione e giammai far avere valenza legislativa delle sue sentenze che compiono prettamente dello Stato. Quindi questo è il primo dubbio. La seconda cosa da ricordare, e che penso che sia anche importante, è che il Comune di Francavilla non ha beni demaniali di uso civico e sto dicendo questa cosa non per dire, perché tutto ciò si evince dall'ordinanza del commissario ripartitore cavaliere Giuseppe De Tomasis al numero 87 del 20 luglio del 1811, estrapolato ovviamente dall'archivio di Stato di Napoli, dove espressamente si dichiara che per Francavilla, leggo il documento, non vi sono demani di sorta alcuno, giusta la dichiarazione fatta dal decurionato. Quindi questa commissione dichiara non esservi luogo ad accertamento per ripartizioni di terre. Cosa significa ciò? Ciò significa che tutti i terreni all'epoca erano coltivati e migliorati già dai coloni e quindi non vi era opportuno dividere niente perché già posseduto
dai naturali. La terza cosa che si evidenzia è la molta leggerezza con cui è stata redatta questa delibera da questa amministrazione. Infatti nella stessa manca uno studio di ricognizione storico-tecnico per acclarare la provenienza dei beni. Non mi sembra che ci sia questo studio. Quindi la verifica se vi erano canoni stabiliti e mai aggiornati, o se vi erano degli errori catastali storici, se vi siano intestazioni di livello enfiteuso non voluti. Allora, tutto questo è base e condizione essenziale per evitare paradossalmente futuri e onerosi contenziosi per il comune, con esborsi veloci e rientri incerti. Per non citare tutti i disagi economici che i cittadini Francavilla dovranno subire per spese tecniche, di ricerca, ricorsi e così via. La quarta cosa che si evidenzia, che penso che sia forse anche una delle cose più importanti, è che la delibera applica nel calcolo sia del canone che del capitale di affranco il VAM medio della coltura in corso senza considerare la miglioria dell'uomo, scelta di comodo, capisco, per far cassa con maggiori introiti a discapito però dei cittadini, ma anche scelta non applicabile obbligatoriamente a quale del sottoscritto è legale, come avevamo detto. In primo luogo, poiché la formuletta va ad applicare valori attuali, quindi con valore eccessivo dato ai beni stimati, che produce un elevato canone annuo e un capitale di affranco non rispondente alla realtà. In secondo luogo, si fa finta di non sapere che si può e si deve applicare nel calcolo del capitale la legge regionale 68 del 99, che riconosce la ovvia valenza dei terreni che a presente si mostrano migliorati per merito dei livellari o enfiteuti e che hanno apportato perenni migliorie anche edificando le proprie case. Inoltre, in altre parole, la regione Abruzzo, nella stima del capitale di affranco di terreni di natura enfiteutica, di cui la legge regionale, come ho innanzi detto, del 68 del 99, all'articolo 2 propone il VAM come prezzo di riferimento di terreni agricoli. A questi valori applica il TUS, cioè il tasso ufficiale di sconto per il calcolo del canone annuo da corrispondere. Con tale legge regionale relativa all'affrancazione dei terreni legittimati di uso civico per canone di tipo enfiteutico, la regione applica sì il VAM per il calcolo del canone, ma con molta saggezza, al fine di non produrre un ingiusto guadagno all'ente, riconosce che i terreni, così come sono stati affidati alla mano dell'uomo, non potevano avere la stessa coltivazione nel momento della stima. Pertanto il VAM da adottare è quello dell'incolto produttivo, perché i terreni conceduti erano in quella condizione originariamente. Si avrebbe pertanto una uniformità di comportamento da parte dei concedenti, ossia in questo caso del comune, nei confronti dei livellari ai quali verrebbe riconosciuto di fatto il diritto di defalcare dal capitale di affranco le migliorie apportate nel tempo. Tutto questo pertanto mette in evidenza delle carenze di contenuto tecnico-giuridici sulla legittimazione di questa delibera, nonché una chiara volontà politica di fare cassa. A questo punto si traggono delle conclusioni che questa delibera può avere un effetto boomerang e pertanto il mio voto sarà negativo. Grazie consigliere Moroni. Parola al sindaco. Dunque, bisogna prendere in considerazione
considerazione un paio di fatti, bisogna che anche i cittadini vengano a sapere questo per i fatti. Partiamo col dire che sul punto, perché la considerazione è finita sui giornali, c'è stato l'intervento della Procura della Corte dei Conti nei confronti di questa amministrazione, perché le precedenti amministrazioni, proprio perché si sono trovate a discutere del rimandare la riscossione dei canoni infidelici, si sono trovati nell'occhio del ciclone, perché la Corte dei Conti ha osservato che comunque i canoni ci sono e non si può farli prescrivere, quindi una linea di condotta prima del 31/12/2011 va presa. Riguardo al calcolo, volevo spiegare questa cosa al consigliere Moroni, di cui fa molte osservazioni tecnicamente anche valide, però non tiene conto, ad esempio, l'osservazione che tu fai con l'applicazione del RAM minimo, eccetera, eccetera, che la maggior parte dei terreni gravati di Viteus su Francarella in realtà ricadono su zona urbana. Questo apre lo scenario a tutta una serie di problematiche, perché ad esempio gli enti ecclesiastici che stanno provvedendo alla riscossione dei canoni pretendono di valorizzare gli immobili che sono costruiti sopra i terreni, perché giustamente tu fai disegnativo in conto ma ti riferisci a un terreno libero, ma quando sul terreno ci trovi una palazzina di 20 piani, poi là si aprono tutta una serie di questioni. Aspetta che concludo. Riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale, a parte che ricordo a me stesso che invece, contrariamente a quello che hai detto, la Corte Costituzionale è l'unico organo le cui decisioni hanno valore di legge, perché ha addirittura la facoltà di abrogare la normativa. Ma detto questo, la Corte Costituzionale, con una nota sentenza, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1 della legge del 67, proprio nella parte in cui non consentiva una rivalutazione dei canoni che fosse maggiormente adeguata alla realtà economica attuale. Dopo questo profondo studio, che è stato condotto da me e da altri, siamo arrivati a determinare i criteri che sono contenuti nella delibera. Sappiamo che non sono dei criteri certamente dettati da norme, per un motivo: che oggi non esiste una normativa di riferimento, oggi non esiste una legge che ci dia, perché c'è un vuoto legislativo in questo, che ci dia con certezza un criterio da applicare. Ed è per questo stesso motivo che stanno uscendo dai diversi comuni d'Italia, il consigliere Massimo Nunziato ha portato due delibere di Caserta e di Foggia, ma ce ne sono centinaia se fate una ricerca su internet, perché ogni singolo comune sta andando secondo dei suoi criteri, perché proprio perché non è che sono tutti impazziti, perché non esiste un criterio di riferimento. Allora, noi abbiamo scelto un criterio che mi sembra supportato da un ragionamento logico, che sia il cui risultato, l'applicazione di questo criterio dà un risultato che ci sembra corrispondente alla realtà economica attuale. Sono d'accordissimo con l'emendamento che prevede l'abbattimento per i terreni fuori dalla delimitazione urbana e per gli imprenditori agricoli. È chiaro che siamo a rischio che qualcuno ci impugni questa cosa, ma saremmo a rischio qualsiasi criterio che dovessimo adottare. Questo volevo far presente, e devo anche far presente a tutti i consiglieri del Tribunale di Chieti, e quindi dico una cosa che è molto vicina a noi, si è recentemente espresso con delle sentenze dando, se mi passate il termine, delle vere e proprie patoste sulla determinazione dei canoni. Cioè, qui il problema potrebbe essere al contrario, se magari noi siamo stati troppo leggeri nella determinazione dei canoni. Io penso che, siccome è stato il frutto di una condivisione, di uno studio, questa delibera, non vi scordate che, e questo passaggio ve lo devo leggere, segretaria, mi perdoni, la delibera, il parere del revisore dei conti. Perché questo è fondamentale, questa cosa che il
calcio da delibera, i nostri revisori dei conti, se qualcuno non ha la correttezza di visitarla, ecco, l'ho trovata io, nell'ultima frase dicono: tuttavia, considerato che lo stato attuale delle finanze comunali sono in stato di difficoltà e che non vi è criterio unanime ed oggettivo di calcolo, si invita il Consiglio Comunale ad aumentare il valore del moltiplicatore al fine di incrementare il gettito per le sofferenze e cassi comunali. Questa non è una questione politica, qua ce lo dicono i suoi dei conti di questa ente. Quindi già l'abbattimento che noi ci proponiamo, per il quale io mi esprimerò favorevolmente, è una presa di posizione forte da parte della politica in favore degli imprenditori agricoli, in favore di coloro che possiedono terreni agricoli. Andare oltre, dato questo parere dei revisori dei conti, non lo so se si può, Franco, o se si può dire che non ci sono grandi inficiatoci. Io questa responsabilità non me la prendo e quindi voterei a favore per la delibera. Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo al voto. L'emendamento già l'abbiamo votato. Abbiamo votato la libera. Allora, mettiamo a votazione il sesto punto, ordine del giorno, recupero dei canoni dovuti al comune di Francavilla al Mare per i terreni della Valle d'Agenzia, livelli e edifici. Revoca delibera numero 98/2007 e ridefinizione dei criteri. Allora, chi si astiene a questo voto? Sempre. Chi è favorevole? Sette favorevoli. Chi è contrario? Moroni, non so. Quindi un astenuto, due contrari e sette favorevoli. Passiamo. Immediata esecutività, chi si astiene? Il Girolamo, chi è favorevole? Come sopra, chi è contrario? Come favorevole. Abbiamo terminato, grazie per la vostra disponibilità. Ci vediamo per la riunione dei capigruppi, qui un attimino, la Convenzione Generale, la riunione dei capigruppi per celebrare il Consiglio Comunale Straordinario, riunione del 150esimo, giovedì alle 17, lo dico adesso, arriverà la lettera, c'è un'ora di capigruppo per giovedì 24 novembre. Grazie, buona buonanotte.